ho creduto nei ragazzi che erano tossicodipendenti, ho trovato per le strade andando a lavorare a Ponte Vecchio e non potevo pensare dei giovani buttassero via la vita così. Ecco, il Signore li aveva creati, dovevano. E un pochino mi sono impegnata. Se io tornassi indietro, ripeterei tutto quello che ho fatto. Non ho niente da dire. Guardi, ci sono stati fallimenti, ci sono state le difficoltà, niente, ma io lo rifarei pensando ai ragazzi che ora hanno una vita veramente propria. A Firenze, più precisamente a Villa Lorenzi, grazie alla visione di Zaira e alla sua vocazione nell'aiuto del prossimo, nacque nel 1988 l'associazione Progetto Villa Lorenzi. Come progetti abbiamo 4 centri diurni per minori e quindi sono tutti i ragazzi che sono segnalati dagli assistenti sociali per problematiche familiari o personali che vengono qui dalla mattina alla sera. Chiaramente chi va a scuola e poi appena fatto viene qui per mangiare e passa tutto il pomeriggio qui. La cosa che è interessante è che accanto a un intervento sui ragazzi di tipo educativo c'è anche un intervento sulle famiglie, perché poi loro tornano a casa e quindi in qualche modo le famiglie collaborano al progetto e cercano anche di capire meglio qual è la problematica dei ragazzi, anche di se stessi un po', ecco. Quindi questo è un aspetto. Poi nelle ore invece tardo serali, quando ormai i minorenni sono usciti, facciamo un lavoro importante con giovani che hanno problematiche di uso di sostanze. Ma anche questo, la cosa interessante è che sono tutte persone che hanno un lavoro e quindi durante il giorno sono impegnate. La sera vengono da noi per fare un tipo di lavoro che va a rispondere non solo al non usare più, ma anche a che cosa può essere riempito in alternativa allo spazio che lascia la sostanza. E quindi è un lavoro grosso di tipo educativo e culturale. E poi queste persone tornano a casa, quindi anche lì è importantissimo il lavoro con le famiglie. I fondi per l'8 per 1000 per noi sono importantissimi, perché sostengono, implementano le attività normalmente, educative normali con iniziative particolari che tendono a dare risposte a certi bisogni dei ragazzi. Fa un esempio, se c'è un ragazzo che è bravo in disegno o è bravo in musica o è bravo o è interessato al giardinaggio, allora si sviluppano, grazie a questi finanziamenti, dei progetti specifici per queste attività. Oggi l'associazione vive grazie ad un gruppo affiatato di professionisti, collaboratori e volontari, con lo scopo di progettare e proporre risposte al disagio di minori e giovani e delle loro famiglie. Il ruolo che il volontariato ha dentro la mia vita è stato un po' in realtà una scoperta, me la direi rivoluzionaria, perché sono un po' partita, vabbè, molto giovane, con l'idea che potevo aiutare qualcuno. Forse quasi con la presunzione, ecco, in realtà poi la scoperta mi si è rigirata contro favorevolmente, cioè sì, sicuramente ho potuto e posso aiutare qualcuno, vero? Però quando torno a casa sono sempre veramente arricchita, perché quello che i ragazzi poi trasmettono è sempre qualcosa di edificante e l'aspetto che mi colpisce sempre di più, e forse quello che più mi colpisce, è che loro sono in grado di ripartire sempre. Il dialogo personale con i ragazzi e l'aiuto giornaliero hanno salvato e dato una nuova opportunità di vita a molti ragazzi, proprio come Youssef. Sono arrivato qui a Villa Lorenzi perché sono stato molti anni chiuso in casa per una grave ansia sociale, paranoie e tratti depressivi e diciamo che a un certo punto ho cercato proprio aiuto e attraverso assistenti sociali mi hanno proposto un giorno appunto di venire a Villa Lorenzi. Iniziai, mi sembra, verso settembre dell'anno scorso e da lì appunto i primi mesi li ho fatti dannare questi educatori perché venivo metà delle volte dovevo venire. E, diciamo appunto sono stati molto pazienti. Dopo qualche mese che iniziava così, che non facevo se no, mi hanno proposto di fare anche falegnameria, che è, da lì iniziai un attimo a riscoprire anche un po' appunto la gioia un attimo di fare, di mettere le mani in pasta, di interagire anche sia con l'insegnante che è bravissimo, sia con altri ragazzi facendo questa cosa qui. E da lì, sempre dopo un pochino, iniziai anche a venire più consistentemente, a riuscire a parlare un po' di più, a interagire con appunto emozioni senza troppa paura. Oggi faccio il macellaio a Firenze, Leopoldo, alla Coop Leopoldo. Allora,
si aiutano ragazzi con lo studio, li formiamo anche per il lavoro, e abbiamo trovato anche poi il lavoro, stanno bene, e lavoriamo molto sulla famiglia ora. Un ragazzo che aveva 16 anni, 17 anni, ora è un ragazzo che ha una ditta con 120 dipendenti, una famiglia, e ora è nonno. Allora, io quando lo ritrovo lui mi dice: tu sei la seconda mamma. Ecco, quello ci paga tutte le fatiche che abbiamo fatto, che poi non si sentono, quando c'è l'amore la fatica non si sente, capito? E io questi ragazzi l'ho veramente voluti bene. Ieri ho incontrato una signora, ieri sera, e mi ha parlato, dice: ma te hai conosciuto questa ragazza? Dico: sì, l'ho conosciuta tanto. Lei ha detto: io se ritrovo la Zaira, ecco, lei mi ha salvato. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.